È stata presentata nel corso di una conferenza stampa la nuova stagione teatrale, Comune in collaborazione con AMA, e la seconda edizione dopo quella fortunata dello scorso anno, con più spettacoli, 8. Un cartellone spalmato su 6 mesi. Si comincia in musica con l'orchestra femminile del Mediterraneo, concerto in esclusivo per la Calabria, e si finisce il 20 di aprile con il teatro Il Settimo si riposò, con Benedetto Casillo, Patrizio Capuano e Gennaro Morrone. Hanno aperto i lavori di presentazione sindaco e assessore allo spettacolo. Francesco Caiuso e Antonella Ierace hanno sottolineato l'importanza culturale che riveste questa grande opportunità, quale fonte di ulteriore arricchimento di una città votata e con questa sua nuova consigliatura ancor di più alla cultura. Lo scorso anno tanto il consenso destato dalla prima edizione, che già nel corso ci si è adoperati per una riedizione. La collaborazione con AMA è solida e vuole essere duratura. La cultura, sapete, Caulogna è di casa, l'amministrazione sin da subito ha puntato su questo, mi viene in mente la festa del libro, la festa della scuola, ma altri eventi in questo luogo bellissimo che riporta alla memoria di un giovane ragazzo che è stato barbaramente ucciso fra Martino, quindi tutta una serie di fatti, di dati, di eventi che il paese, che la Locride non potranno non vivere e gioire. Quindi oggi scopriremo le chicche di questo bellissimo cartellone e invitiamo i cittadini della Locride ad abbonarsi, perché è veramente una stagione importante. Questa nuova stagione si svolgerà naturalmente in questa bellissima location, che è quella appunto dell'Auditorium Casa della Pace Angelo Frammartino, una struttura bellissima di cui il Comune di Caulogna appunto è dotato. Sarà una stagione ricca, molto, molto bella, quindi anche da un punto di vista musicale. Ci sono tantissime promozioni, soprattutto per i ragazzi, quindi con delle riduzioni per quanto riguarda anche l'abbonamento, proprio per dare la possibilità di avvicinamento a quello che è l'arte, appunto intesa dal appunto attraverso l'attività teatrale. Importante, perché è bello considerare appunto trascorrere dei sabato sera comunque diversi, ma appunto all'insegna dell'arte. Questo è lo scopo, questo è quello che è l'attività incentrata appunto sulla cultura, quindi vi aspettiamo tutti naturalmente a passare delle serate straordinarie grazie appunto a questa grandissima collaborazione che va avanti per quanto concerne appunto AMA Calabria e il Comune di Caulogna. Nel suo intervento il direttore artistico Francesco Antonio Pollice ha effettuato diversi passaggi tecnici e artistici, evidenziando la bella risposta nella prima edizione di un territorio attento e partecipe. Ha parlato del valore della musica e del teatro, che sarà garantito in esclusiva in provincia a Caulonia. Ha notato ed apprezzato la presenza anche di docenti e dirigenti scolastici e per loro, come per altre categorie, saranno particolari agevolazioni di prezzi. Pollice ha sottolineato l'importanza della presenza delle giovani generazioni. La musica, dice, è in primo luogo uno scopo educativo, sia quando è oggetto di apprendimento che se la si ascolta per finalità ricreative. Inizieremo con un concerto in esclusiva regionale, l'Orchestra Femminile del Mediterraneo, diretta da Antonella De Angelis e con solista Ettore Pagano. Si tratta dell'unico complesso italiano orchestrale composto da donne e di un solista di eccezione, vincitore dei principali concorsi internazionali. E seguirà poi una commedia di Aristofane a Carnesi. L'abbiamo scelta perché Aristofane con questa commedia sollecita tutti a risolvere le questioni fra le persone, non con la guerra ma con la pace, e crediamo che in questo momento in cui i venti di guerra soffiano in diverse parti del globo sia importante anche da Caulonia, come dire, parlare e testimoniare il valore della pace. Il mese di dicembre sarà assai interessante perché avremo uno spettacolo comico dedicato a Stanley Oliol, le personalità del cinema americano che hanno creato la comicità, alla fine dell'anno un gospel che tradizionalmente interessa il pubblico di Caulonia e del suo vasto comprensorio. Riprenderemo a gennaio con uno spettacolo molto particolare dedicato a Caravaggio, il grande pittore che tra la fine del Cinquecento
500 e del 600 ha modificato l'arte e non solo italiana, e quindi c'è una sorta di multidisciplinare, sarà un ripercorrere la vita di questo grande artista con grandi attori come Primo Reggiani, Francesco Valtorta e Fabrizio Bordignon, poi un momento di teatro civile dedicato alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Riteniamo che questo spettacolo sia molto importante perché per costruire un futuro che assicuri soprattutto alle giovani generazioni la possibilità di rimanere in una terra così difficile come quella della Calabria, bisogna fare memoria del passato, ma non solo memoria, ma tesoro di chi ha dedicato anche con il sacrificio della vita il bisogno di giustizia e di correttezza nei rapporti sia individuali che collettivi. Avremo poi a marzo uno spettacolo dedicato al verismo con la storia di una capinera di Verga, e concluderemo alla grande con una compagnia di oltre 9 attori con uno spettacolo di commedia, Il Settimo si riposò. Insomma, 8 appuntamenti di particolare prestigio che spero possano sollecitare l'interesse del pubblico di questa importante area della Calabria sulla quale stiamo da anni investendo, e ci aspettiamo, voglio dire, un'attenzione particolare da parte delle persone. Comprendere le note musicali, imparare a leggere lo spartito, allenarsi per tenere il tempo sono attività che coinvolgono corpo, intelletto e spirito. Non basta solo ascoltare, infatti, ma concentrarsi sul proprio lavoro, entrare nei tecnicismi e nei meccanismi dello spartito e mettere in gioco il proprio corpo con i movimenti giusti. Qualsiasi strumento si decida di suonare richiede attenzione, dedizione e concentrazione, doti che sempre di più sembrano diminuire ai giorni nostri. Musica è anche sinonimo di crescita sociale.